Allora, amici, eccoci qui. Io vi dico subito che non voglio rovinare la carriera né dell'avvocato Giorgia Rulli né dell'avvocato Juan Carlos Gentile né dell'avvocato Luigi Parenti, e ce ne sono molti altri che non dico il nome perché sono ricattata. Queste persone hanno fatto corruzione, si sono fatti corrompere o minacciare, o se vogliamo peggio, erano incompetenti nella causa Palazzinari Angela Stefania Pellutri, Gottardo Angela Stefania Pellutri, cause per sfratto illegale e cause per contenzioso civile molto esoso. Io dal 2018 ho la possibilità di sviscerare tutto, però prima non potevo per motivi economici e vi premetto che io ho denunciato per 46 volte i Palazzinari Angela e loro non hanno mai denunciato la sottoscritta, né loro, né gli avvocati, né i giudici. Quindi, signori, altro che fiction. Voi l'avete mai vista una che denuncia i giudici? Nessuno la controquerela. Perché? Non perché sono santi, non perché sono onesti, ma perché sono furbi. Infatti, anche la polizia spesso mi ha detto: lei denuncia, ma loro non la denunceranno mai, perché nel momento che controquerelano si fanno finalmente le indagini. Abbiamo addirittura 9 PM a Roma che non hanno mai indagato sulle denunce da me esplicate. E vi premetto che l'unico, e anche questo sembra fiction, l'unico che sembrava aver capito il 319 ter, corruzione in atti giudiziari, non ci crederete, ma fu Luca Palamara, ex PM della Procura di Roma, che poi invece ha avuto tutto quello, quella ondata di fango. Quindi, signori, vi dico pure che secondo me, nel fango che è stato gettato al magistrato Luca Palamara, mia convinzione personale, c'è di mezzo l'architetto Claudio Angela, il padre Gottardo Angela, il fratello Saverio Angela e chissà, forse anche qualche politico. Ma arriviamo a noi. Il contenzioso è alto. Stanno cercando in questi anni o con che cavilli, escamotage, a farmi desistere proprio dalle cause, a farmi desistere. Intanto non si arriva mai a una conciliazione perché loro si rifiutano. Furbi, furbi. Perché Claudio Angela si rifiuta di dare anche 10 euro. Ora oggi se ci riesco, signori, perché è molto umiliante, è molto stressante e io ho lo stress diabetico, raccontarvi i fatti per farvi capire che non sono una persona amante dei video, ma che per disperazione mi possono aiutare solo i social, perché subisco un mobbing dalle procure, dai tribunali, dall'albo avvocati e anche perché io do dei consigli ad altre persone che hanno subito ingiustizie. Conosco il sistema e dà molto fastidio. Un'altra cosa che trovo stranissima è come mai nessun giornalista ha mai voluto sapere dell'inchiesta che Stefania Pellutri ha fatto dal 2007 fino al 2015, ma anche oltre, contro gli avvocati, i tribunali e il sistema corruttivo nei tribunali. Stefania Pellutri.
Vi chiedo solo di condividere.